I don't think so. No, 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 no. Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi vedete in cucina, in particolare sono dislocata proprio di fronte al finestrone. Finestrone che devo andare a pulire. Adesso vi giro l'inquadratura, non adesso, prima vi dico un'altra cosa, alla fine della cosa vi giro l'inquadratura, vi faccio vedere perché veramente è una cosa scandalosa. Allora, sto per uscire, sto andando da Max Factory perché mi è arrivata una mail che mi diceva che ho un buono di 10 euro di sconto su una spesa minima di 50 euro per l'abbigliamento e in questa mezza stagione avrei necessità di acquistare, credo, un pantalone, uno, due pantaloni, delle magliette per mio marito. Adesso vedo un po' che cosa trovo, non è proprio indispensabile, ma insomma qualcosa devo prendere e già che ci sono, volevo un po' arredare casa per l'autunno. Ma si può arredare una casa per l'autunno odiando il colore arancione? Non lo so. Tant'è che io ho delle cosine che avevo comprato per l'autunno, non arancioni, ma chi lo sa dove sono, non lo so, forse ce le sono nel sottotetto. Intanto vado a Max Factory, vedo se c'è qualcosa che mi piace, se non trovo nulla che mi piace potrei andare da Teddy, sempre che ci sia ancora qualcosa, perché credo che le cose autunnali le abbiano messe a questo punto a luglio, visto che adesso andando in giro ci sono cose di Natale, però insomma vediamo. Vi giro l'inquadratura e vi faccio vedere il finestrone. Mi raccomando, non siate critiche per questa situazione, che è una situazione che si verifica a casa mia più o meno una volta al mese. Adesso devo dire che è da dopo le vacanze, da quando sono tornata alle vacanze che non lo pulisco più, quindi sì, diciamo un mese e mezzo. Vi faccio vedere. Ok, allora, io non so se si vede bene, anche perché oggi fuori c'è una bella giornata, c'è un bel sole, quindi forse... Ah, sì, vedete, lì. Allora, finestrone pieno, pieno di ragnatele. Ok, fra poco è Halloween, quindi potrei lasciarle lì, così almeno abbiamo addobbato casa a tema Halloween, ma tutte le volte che sono qui davanti o che sono a cena e guardo questo finestrone mi dico no Monica, ha proprio bisogno di una bella pulita e andiamo a pulirlo, niente di meno. Ragazzi, oggi c'è un cielo di un azzurro intenso, terso, stupendo, e un colpo di coda dell'estate, che dite? È comunque una cosa meravigliosa. Ora non scherzavo, da Max Factory è già Natale. Ecco qua. Stupendo, lo schiaccianoci rosa è bellissimo, anche questo azzurro. Sono rientrata, non vi farò vedere tutti gli acquisti di Max Factory, ma solo quelli che ho fatto nel reparto abbigliamento, dove purtroppo non ho trovato nulla che mi piacesse, nulla di sensazionale né per me né per i bambini né per mio marito. Mio marito aveva bisogno delle magliette, come avevo detto, poi mentre ero lì mi è venuto in mente che il 13 ottobre festeggeremo il compleanno, il primo anno di Filippo e il suo battesimo, quindi ho detto caspita, ma i ragazzi hanno bisogno di qualcosa da mettere che non sia la tuta, però non ho trovato nulla e quindi ho preso tre cosine per me. Poi sono scesa nel reparto casalinghi e lì ho fatto il disastro. Fare autunno senza arancione penso che sia impossibile, ma io sono riuscita a farlo senza arancione. Li avevo presi anche in mano, ma giuro, prima di allontanarmi dal reparto ho detto ma l'arancione, perché l'arancione? E quindi niente,
ho lasciato giù, ho ripiegato su altro, e vi farò però un haul dedicato, perché 115 euro le cose sono tante e non voglio annoiarvi, tediarvi, quindi vi farò un haul dedicato che sicuramente vedrete dopo questo video. E mi sto per mettere a cucinare. Ho messo i peperoni in friggitrice ad aria e adesso vi giro, vi faccio vedere che cosa mangiamo stasera. I peperoni in friggitrice ad aria perché stasera ho deciso di fare un bel petto di pollo intero tipo arrosto. Non credo di avervelo mai fatto vedere sul mio canale, tra l'altro lo specialista di questo piatto è mio marito, che al momento non c'è, quindi ho chiesto lumi su come farlo, perché lui riesce a farlo sempre bello succoso, succulento, saporito, eccetera. E lui mi ha detto: allora prendi il petto di pollo, questo è 1,2 kg, lo metti intero nella pirofila, metti sul fondo della pirofila dell'olio, dell'aglio, e ho messo due spicchi, uno nascosto. Poi prendi il petto e lo massaggi bene bene con le spezie per la marinatura e la paprika. Ora, le spezie per la marinatura sono queste. Io dietro ho letto e la paprika c'è, quindi io la paprika non sono andata a metterla. Avevo dell'alloro e ho messo 3-4 fogliolette di alloro e poi ho messo la salvia. Alla fine lo faccio un po' a modo mio. A Lunes ho comprato questa salsa verde per accompagnarla. Di solito non usiamo la salsa verde. Cercavo la salsa all'avocado e lime che ho visto sul canale di Stefania, Stefania Home and Beauty, ma nel mio Lunes non c'è, non l'ho trovato. Ero tentata a prendere l'avocado per fare una guacamole, di modo che Fede si facesse una specie di tortiglia, ma non ho voglia, sono stanca, non ho voglia, quindi ho preso la salsa verde. Se gli va bene bene, se non gli va bene a me. Metto in forno a 180 gradi per mezz'ora. Dopo mezz'ora vado a girarlo, metto del vino bianco e lascio cuocere un'altra mezz'ora. Queste sono le sue indicazioni. Allora, sacchetto con dentro le tre cosine che ho preso da Max Factory. La prima cosina che voglio mostrarvi è questo, è un reggiseno senza ferretti, con un'imbottitura minima, è un... È un reggiseno bra, quindi io volevo qualcosa di comodo, qualcosa che non avesse continui gancetti davanti, dietro, che mi danno fastidio, soprattutto quando lavoro, sono in ufficio, la sedia è rigida dietro e ad una certa inizio a sentire proprio che mi picchia in testa, ma in realtà mi picchia sulla schiena il gancetto. E quindi ho detto: voglio qualcosa senza gancetto, bianco, perché ce l'ho nero senza gancetti, ce l'ho blu, ce l'ho carne senza gancetti, ne ho un po', ma non ne ho uno bianco. Mi serviva uno bianco, tra l'altro il bianco diventa grigio in fretta, e quindi ho preso questo. Certo, io sono abituata con i modelli a cuore e non con questi qui a goccia, però insomma, per tutti i giorni 3,99 euro si poteva fare, e infatti l'ho fatto. 3,99 euro il costo. Poi, allora, ho preso questo sciarpone. Ho uno sciarpone simile sul tono del beige e dell'azzurro, cioè simile, direi proprio uguale, e me lo ruba sempre mio marito. Tra l'altro questo va bene sia con il pellicciotto, con il giubbino nero, con il piumino, quello che vi ho fatto vedere della Kiwi, insomma è molto versatile, perché c'è il marrone, c'è il bianco, c'è il nero, c'è il beige, c'è il tortora, c'è il grigio, quindi per 7,99 euro si poteva fare. E poi è morbidissimo, bello grande, così anche in ufficio se ho freddo e non c'è niente che mi scalda me lo metto addosso e sono a posto.
Poi l'ultima cosina che ho preso è un pezzo e volevo prenderne 3 o 4, ma insomma sono un po' care e quindi mi sono trattenuta, ne ho presa una perché ne ho una già azzurra e ho voluto prendere questa collana da mettere quando magari mettete una maglietta liscia o doppia o singola che scende o a tre, e l'ho presa di questa colorazione. Vedete, c'è un po' di bianco, un po' di nero, un po' d'oro, un po' di grigio, qualcosa che bene o male può andare bene con tutti. Volevo prenderla tutta nera, volevo prenderla tutta bianca. Ragazzi, io sono invasa dalle zanzare, ce ne sono più in questo periodo che non quest'estate, tra l'altro tempo di portare dentro la spesa e ne sono entrate una marea. Una cosa che non vi ho detto è che a Lunes ho comprato questa zucchetta. Ovviamente c'era anche arancione, ma l'ho presa verde. L'arancione era molto bella, ma l'ho presa verde. E dovrò andare a cambiare anche i runner. L'ho messa lì insieme alle mele perché da sola, poverina, mi faceva un po' tristezza. Invece così mi piace, fa tanto, tanto, tanto autunno. Una cosa che ho comprato da Max Factory, che non avete visto perché nell'haul Max Factory casalinghi, e voi questo video lo vedrete prima, ma che ho già girato, sono queste, ragazzi, sono stupende, cioè sembrano davvero patatine, più leggere, più spesse, hanno una consistenza, sono più spesse, ma sono fantastiche. Buone, buone, buone. Se le trovate, compratele perché ne vale la pena. Ok, allora, mezz'ora è trascorsa, il pollo è così, adesso vado a girarlo. E cosa più importante che mi stavo dimenticando, vado a mettere un po' di vino. Ok, adesso lascio cuocere ancora per mezz'oretta. Allora, io non so se ve li ho già fatti vedere, non ricordo, i peperoni nella friggitrice ad aria, se poi li lasciate lì una mezz'oretta, ragazzi, sono perfetti. Quindi io li faccio cuocere a 180 gradi per 25 minuti, poi li lascio riposare una mezz'oretta e la pelle viene via, che è una meraviglia. La pelle è poco digeribile, quindi la togliamo, ma in un battibaleno. Adesso ve lo faccio vedere. Questo lo lascio da parte, chi vuole lo mangia con le mani e se lo spolpa. Sfido chiunque a dire che questo è un piatto noioso, che il petto di pollo fatto in questo modo è un piatto noioso. Bene ragazzi, noi adesso ci mettiamo a tavola, ceniamo. Io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo in mia compagnia, spero di avervi fatto un po' di compagnia a mia volta. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.